incontrarti, siamo due colleghe qui che proprio questa sera ci siamo divertite tantissimo. Devo dire una cosa, che io oltre a lavorare in televisione, come tu sai, io mi sono trovata proprio in un ambiente mio, perché la televisione è un lavoro che, diciamo, è un hobby. Invece il mio lavoro primario è lavorare al Ministero della Cultura. Io sono un funzionario amministrativo del Ministero della Cultura, per cui mi trovo proprio nel mio ambiente, con questo tutto gold, tutto questo, diciamo, questi soffitti lavorati, questi, no? Palazzi antichi. Sì, sì, quindi veramente mi sono divertita, e poi anche, diciamo, anche la moda era proprio attinente all'ambiente. È vero, è vero. Opere d'arte in movimento, queste bellissime donne che sfilavano con abiti dorati, argentati, rossi, di qualsiasi colore, ma con delle forme incredibili, che a volte andavano a sfiorare il surreale. Oddio, devo dire che qualcuno invece era un pochino molto, molto, molto magra, io lo dico pure con un po' di invidia. No? Però effettivamente sì, c'erano delle donne molto belle, alte, insomma, delle vere modelle, no? E di varie etnie del mondo. Sì, difatti c'erano bianche, nere, scure, gialli, però gialli c'erano, no, vabbè. Però c'era una cinese che era un ospite, non so che cosa faceva. Comunque veramente devo dire, devo fare anche molti complimenti alle presentatrici. Bravo. Perché specialmente una, si vede che si sono impegnate, perché hanno, diciamo, fatto tutte delle schede per ogni ospite, per i stilisti, insomma il lavoro c'è. Io, siccome ho fatto tanti anni di presentatrice, adesso non lo faccio più, e so cosa significa, e quindi so apprezzare quando uno il lavoro lo fa bene, anche se il mio nome l'ha sbagliato, comunque lasciamo perdere. Ma io invece no, l'ho azzeccato. Brava, Maria Luisa Lomonte. Ma tu sei una vera e grande professionista. Grazie, quindi caro, sei bravissima. E mi ha fatto molto piacere che mi ha intervistato, perché di solito sono io che intervisto e non so come sono andata. Bene. Vieni, cara, vieni. Hai visto, questa bella donna viene Marcia sempre intervistata da nessuno. Marcia Sedo, che è qui con me. Siamo qua. Meravigliao. Meravigliao. Cacao, meravigliao. Sono queste le cose belle di questi eventi, il fine serata, quando uno si mette a ballare, a cantare, a ridere e anche a mangiare, ecco, tra un po' chissà, soprattutto a mangiare, chissà che mangeremo stasera. Firenze, però lo dico alla romana, andiamo a mangiare. Le diciamo alla romana, va, è meglio, andiamo a mangiare, ragazze. Perché avrei un po' di fame adesso. Io, ho dimenticato di pranzare oggi. Anche io, certo, perché punto, stare così, certo, in con la pancina, non ho pranzato. E io ho fatto, sì, a un certo punto, dico, c'è qualcosa che non va. Com'è che ho fame? Ah, è vero, non ho proprio pranzato. Buonasera. Ok, va bene, grazie Emanuele. Grazie a voi. Sei fantastica, grazie, grazie. Spero che ci siano più spesso queste occasioni, ma presto torneremo, perché anche su Roma dobbiamo organizzare questi begli eventi. Come no, questo subito. Ecco, guarda qui, Roma sta qua, Firenze, siamo noi che facciamo baldoria, si divertiamo, c'è l'ironia, gli altri dove stanno? Via. Raga. Siamo qua per voi, qui da Firenze è tutto, e vi salutiamo, andiamo a mangià. Tanti baci colorati, baci, tanti baci colorati. Baci. Fantasiosi.